Valerio e ho 34 anni. Ho avuto la possibilità di aiutare mia sorella a superare la leucemia tramite la donazione del midollo. La donazione è una cosa semplicissima e è come diventare il supereroe di un film americano, ma nella vita vera. È un gesto molto bello che chiunque dovrebbe fare. Sono la dottoressa Elena Marchini, direttrice del centro emotrasfusionale dell'azienda ospedaliera Universitaria Senese. Ogni giorno afferiscono presso il nostro centro emotrasfusionale numerosi aspiranti donatori di midollo osseo insieme ai donatori di sangue. Gli aspiranti donatori di midollo osseo hanno un'età compresa fra i 18 e i 35 anni e potranno essere inseriti all'interno del registro mondiale dei donatori di midollo osseo. È molto più semplice di quanto si pensi poter effettuare una donazione di midollo osseo. Presso il nostro centro emotrasfusionale è presente un'unità di raccolta di cellule staminali da sangue periferico. L'effettuazione della donazione avviene tramite una venipuntura che permette il passaggio del sangue all'interno di un macchinario. Le cellule staminali vengono filtrate e raccolte e poi potranno essere reinfuse e trapiantate nel ricevente. Decidi anche tu di diventare donatore di midollo osseo. Decidi anche tu di donare la vita in vita.